stato lanciato anche in concomitanza con il VMall, quindi il nuovo store virtuale di Huawei. Parliamo di un device che i più tecnomaniaci avranno già visto nella versione cinese qualche settimana fa, ma che non differisce più di tanto per quanto riguarda estetica e dimensioni rispetto al modello già visto. Ma partiamo proprio dalle dimensioni, che sono di 143,2 x 74,9 x 8,5 mm di spessore e un peso contenuto in 157 grammi, peso che è ben distribuito su tutta la superficie e quindi risulta abbastanza ergonomico impugnare il device. Per quanto riguarda le linee estetiche non abbiamo alcuna differenza, quindi sul lato destro ritroveremo il bilanciere del volume con il tasto di accensione, sul lato sinistro lo slot per la micro SD e la SIM, oppure eventualmente per le due SIM in formato nano. Qui abbiamo il tasto che ci permette di essere personalizzato a seconda delle pressioni, possiamo associare varie funzionalità. Sul fondo abbiamo il plug per la micro SD, altoparlante di sistema e microfono principale, mentre superiormente abbiamo il jack da 3,5 mm porta infrarossi e il microfono secondario. Sul retro la camera da 20,7 megapixel di Sony è una IMX240 con protezione vetro zaffiro, doppio flash LED e il sensore per lo sblocco. La costruzione è davvero eccezionale, parliamo di un device con vetro all'anteriore e alluminio che circonda tutto il dispositivo. A muovere il tutto ci pensa un processore Kirin 935, un octa-core costituito da due quad-core, uno a 1.5 GHz di velocità e un altro a 2.2 GHz di velocità per le task più impegnative, accompagnato da 3 GB di memoria RAM, di cui circa 1,8 disponibili all'avvio con pochissime applicazioni aperte. La scheda grafica è una Mali D628 MP4 performante e già collaudata su altri device, il tutto con 16 GB di memoria interna e espandibili fino a 128 GB tramite lo slot per l'SD, quindi comparto hardware davvero completo con connettività Wi-Fi, dual band, Bluetooth nella versione 4.1, GPS e anche il GLONASS. Il software, come sappiamo, è basato sulla versione 5.0 di Lollipop, che arriva con la personalizzazione 3.1 di Huawei nella versione Emotion UI, quindi anche qui siamo sulle ultime versioni disponibili per il sistema operativo che è davvero molto fluido, non ha particolari problemi, anzi è risultato davvero essere una scheggia. E proprio sul software Huawei ha puntato davvero molto, con alcune funzionalità tipiche della fotocamera come il time lapse oppure le funzionalità di light painting che possiamo andare a vedere adesso. Il device, tramite la sinergia tra la camera e il software, riesce a restituire risultati davvero molto piacevoli. Qui ad esempio abbiamo avviato ora un esempio di light painting, però comunque il contesto non è quello migliore. Per quanto riguarda altre funzionalità, abbiamo ad esempio il knuckle screenshot, quindi possiamo andare a effettuare screenshot con la nocca delle nostre dita e possiamo andare a salvare rapidamente questi screenshot. Per quanto riguarda altre funzionalità davvero simpatiche, abbiamo il voice makeup che ci permette di impostare un comando vocale e risvegliare il nostro device tramite questo comando. Per finire, la batteria è una batteria da 3100 mAh con ricarica rapida, in modo tale da avere un'autonomia prolungata nel corso della giornata, quindi da non lasciarci a piedi, e una ricarica davvero molto rapida. In occasione, come abbiamo detto, del lancio di Honor 7, Huawei ha presentato anche il VMall, il negozio virtuale di Huawei e Honor, e in occasione del lancio il prodotto, che di listino costa 349 euro, viene proposto a un prezzo di listino di appena 299 euro, quindi sicuramente un best buy. Per questo video è tutto, un saluto da Salvatore, ciao!